Amici, buongiorno, sono Stefano, il suo volto CKP Greco. Stiamo per ascoltare, speriamo benissimo, la stazione orbitante ISS che tra pochi minuti ci passerà sulla testa, passerà sull'Europa e dovrebbe essere molto facile ascoltarla dall'Italia. Mi raccomando, rimanete sintonizzati. Amici, come possiamo dire, abbiamo varie frequenze accese utilizzate dalla ISS. 145-800 che è la frequenza dove parlano con gli radioamatori, fanno i collegamenti con le scuole, 143-625 dove parlano con le loro basi a terra, 130-167, 121-750, spero che tutte le frequenze siano giuste, che non siano ricordati i numeri, con il programmino Orbitron, vediamo quanto ci passa in testa, oramai veramente mancano solamente 8 minuti. Già dal Portogallo, come potete vedere, è visibile. Tra pochi minuti, signori, potremo sentirla anche in Italia. Aprite le orecchie e buon ascolto. Manca veramente pochissimo. Già vedete il cerchio verde, è sopra quasi metà dell'Italia, quasi a Roma. Proprio questione di qualche minuto e contiamo di ascoltare anche sui nostri ricevitori la base spaziale. È una cosa bella, provoca una certa emozione, la prima volta che l'ho fatta mi ha provato veramente una bella emozione. Adesso il segnale del programma mi ha detto che ci sta illuminando. Proviamo a sentire. Rimaniamo in religioso silenzio. Eccoli, eccoli. Amici, è passato, vedete il cerchio, oramai sta ad abbandonare il nostro puntino che è la nostra posizione qui nella città di Aversa, 20 km a nord di Napoli. Abbiamo sentito con molto QRN, sarebbe molto rumore atmosferico, e QSB, segnale evanescente, che in FM è abbastanza deleterio. Queste sono trasmissioni FM, però non ci possiamo lamentare. Collegamento che il nostro astronauta italiano Nespoli ha avuto con una scuola in Belgio. Fino ad ora non si è fatto un collegamento con una scuola italiana, speriamo lo facciano prossimamente. È una bella emozione, una bella sensazione. Oggi il segnale non è stato fortissimo come l'altra volta, però è possibile anche semplicemente ascoltarlo con un portatilino, un'antenna di gomma, quando il segnale è forte, nelle orbite a noi favorevoli, altrimenti una radio veicolare, una radio base, sintonizzare a 145-800, radioamatori, SWR, semplici appassionati, possono mettersi insieme e ascoltare la stazione italiana orbitante. Magari qualche giorno di questo la collegheremo pure e metteremo un altro tassello alla nostra esperienza di radioamatori. Grazie della pazienza, grazie dell'ascolto. E fare il radioamatore è molto bello, è una passione sana, sana, pura, è una delle poche cose che contiene rispetto per gli altri, è una grandissima dose di educazione. Grazie a tutti.